Analisi high-tech per salvare gli ultimi grandi vecchi di Viale Resistenza accade a Bressana, dove l'amministrazione ha deciso di chiamare i massimi esperti del settore a livello nazionale per verificare le condizioni di 5 pioppi neri secolari nei pressi della frazione Cascina Bella, luogo del cuore di questa comunità che a più riprese negli ultimi 30 anni si era schierata a difesa degli alberi del viale, quando questi, per questioni di sicurezza su cui si è peraltro molto discusso, sono stati abbattuti per lasciare spazio a nuove piante da essi derivate. Faremo questa tomografia che stanno facendo in questo momento, questa tomografia sonica al colletto dei 5 esemplari, in maniera tale da vedere il loro grado di stabilità, in maniera tale che prima di spenderci ulteriori soldi, no, per un'opera di ricostruzione per cercare di arrivare a farli dichiarare alberi monumentali, e prima di poter fare l'ulteriore passaggio è bene verificare la stabilità interna, perché 2 anni fa, quando sono stati abbattuti gli altri 19 esemplari sulla base di un'analisi visiva, questi 5 sono rimasti su, ma ci siamo chiesti già allora, come anche oggi, che forse, visto che visivamente questi si è deciso di lasciarli in piedi, forse è il caso, prima di intervenire ulteriormente, di verificare la stabilità. L'affezione che lega i bressanesi a questo luogo, che nel 1813 diede i natali al primo ministro italiano Agostino De Pretis e ai suoi alberi, è difficile da spiegare e ha a che fare con la storia recente del paese. Fino a non molto tempo fa, infatti, questo era il cuore pulsante della comunità e molte delle famiglie di Bressana hanno un avo che proveniva da qui. Tanti bressanesi, le origini arrivano da Cascina Bella, era il cuore pulsante di Bressano, una volta era una delle più belle cascine d'Europa, d'Italia o della Lombardia, in cui si poteva, c'erano le mucche, si faceva il latte, era un paese nel paese. Già nel 95 avevamo iniziato un iter per studiare, per vedere lo stato di la qualità delle piante. Ad oggi è un riprendere quello che negli anni si è un po' perso e un capire se riusciamo a recuperare lo stato di queste, di quelle che sono rimaste nelle piante delle storiche, senz'altro l'intenzione di riqualificare, riportare nel tempo, per quello che era lo storia di Cascina Bella e del Viale, a come era una volta.